Allora, le wake surgery, più che la tecnica chirurgica, è una tecnica anestesiologica che ci consente di monitorare le funzioni dei pazienti, in particolare funzioni linguistiche e motorie, quando andiamo a rimuovere una lesione, un tumore cerebrale, in un'area cosiddetta eloquente, cioè in un'area preposta ad una determinata funzione, in questo caso la funzione linguistica. Questa tecnica è una tecnica ormai consolidata e ci consente di spingere la chirurgia verso la massima radicalità nel rispetto della funzione, utilizzando proprio il monitoraggio in tempo reale del paziente, della sua funzione linguistica motoria. E come avviene? Avete un nuovo microscopio? Questo cosa vi consente di fare rispetto a prima? Allora, questo tipo di chirurgia avviene con una prima fase che è comune ad un intervento in anestesia generale, quindi il paziente viene addormentato, viene intubato, dopodiché quando noi abbiamo fatto l'apertura e siamo sull'area cerebrale che dobbiamo circoscrivere e poi rimuovere, iniziamo a svegliare il paziente, o meglio gli anestesisti iniziano a svegliare il paziente modulando bene tra analgesia e il riemergere di uno stato di coscienza che consente al paziente di rispondere ed eseguire determinati compiti. Quello che da pochi giorni abbiamo sono dei nuovi microscopi operatori, i quali ci consentono di interfacciarci direttamente col sistema di neuronavigazione. Questo sistema ci consente di sapere esattamente dove siamo rispetto alla lesione. E inoltre abbiamo due fluorescenze che permettono di evidenziare nella lesione, all'interno della lesione, eventuali aree di alto grado di malignità, in quanto che queste sostanze si fissano alle cellule tumorali. Nel caso di oggi il tumore è a basso grado, quindi la fluorescenza non andava a evidenziare aree ad alta malignità, per fortuna. Le wake surgery è solo una parte della vostra attività. Quali sono le nuove sfide? Le nuove sfide sono sempre quelle di cercare di, parlo del campo oncologico, togliere il più possibile della malattia rispettando le funzioni, perché al centro della nostra attività c'è il paziente, non c'è la risonanza magnetica, la lesione. Quindi noi dobbiamo cercare di fare degli interventi chirurgici il più possibile safe, cioè in condizioni di sicurezza per il paziente. E tutta la tecnologia che adesso abbiamo introdotto nelle sale operatorie ci consente di migliorare questo aspetto. Quanti interventi fate all'anno complessivamente? Le nostre due sale operatorie, che vanno tutti i giorni, ci consentono di fare circa 1000 interventi all'anno, un po' più di 1000 interventi all'anno. C'è tanta attesa? Purtroppo sì, perché i pazienti sono tanti, non solo diciamo, l'attrattiva di Padova da fuori regione, ma anche il territorio, un territorio molto popolato, e quindi i pazienti sono molti. C'è un incremento delle patologie neurochirurgiche che richiedono interventi neurochirurgici? Beh, in linea generale sì, perché tante patologie che prima non venivano intercettate a causa della pochezza, diciamo, della diagnostica neuroradiologica, pochezza sia in termini di qualità che di qualità, diffusione sul territorio, intendo di TAC, risonanze magnetiche, quindi intercettava meno patologie. Si parlava di attese, come potremmo quantificarle? Allora, al momento la nostra lista di attesa, che è stata ripulita, quindi reale, ci sono 500 pazienti che attendono. La neurochirurgia non tratta solo i tumori cerebrali, ma è una specialità molto vasta, perché tratta le patologie della colonna vertebrale, quindi dalle ernie del disco ai tumori del rachide, dei tumori midollari, tratta la patologia vascolare, quindi aneurismi, malformazioni vascolari, cerebrali e spinali, e di conseguenza è un settore molto, molto, molto ampio, e i malati sono molti. Andrete in sala ibrida anche voi? La sala ibrida è il nostro sogno, è quello che la neurochirurgia di questi anni, di questo periodo, dovrebbe avere: un attacco intraoperatorio, un angiografo intraoperatorio,
sono due master che la neurochirurgia centrale, come la neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova, dovrebbe assolutamente avere.